Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Rogue Galaxy dove dobbiamo continuare la nostra avventura andando a catturare questo, diciamo, ricattatore dell'azienda Daytron e cercare comunque anche di intascarci la taglia, così possiamo fare l'uno e l'altro. Quindi, adesso finalmente possiamo passare. Per cui andiamo a... Ecco, prima ci sarà il filmato, ovviamente. Inspector Star, Squad B has vanished, and Squad A's whereabouts are still unknown. Damn it. Jupus Tookie McConnell. They say he's the brightest hacker in the galaxy. This isn't gonna be easy. Who are you? Oh, hello. We're here to help you capture the criminal. Huh. None of the Ace Hunters on Vadan have been able to apprehend him. I'm not gonna waste my time talking with random hunters like you. Get out of here. Random hunters? How very rude! Go on, Mr. Rogue. Set this fellow straight. Huh? Listen, mister. Do you have any idea who you're in the presence of? Well, I'll tell you. The legendary hunter Desert Claw, that's who. Now stand back and behold the mighty hero. Wait a minute. You're Desert Claw? I'm so terribly sorry. In that case, the Daytron Corporation would like to make a request. We would like to hire you to secure the rebel Jupus Tookie. You may name your own reward. Oh-ho! Being famous has its benefits, eh, Mr. Rogue? Hey, wait a minute, I... Fine, he'll accept. And happily. But the Great Desert Claw won't come cheap. Lilica? So you'll do it? Excellent. Jupus has commandeered the entire mainframe and taken control of the factory equipment. He's one to be reckoned with. Stay alert. The entrance is over there. We look forward to good results, Desert Claw. Esatto, quindi la nostra fama praticamente ci precede. Ok, allora andiamo a sbloccare questo save point, però io non capisco perché mi stia lagghicchiando così il gioco. Quindi faccio una cosa, resetto e torno subito da voi. Eccoci qua, ritornati belli attivi. Ho riavviato l'emulatore. Non so perché, forse perché l'avevo ridotto a icona. E quindi mi si è praticamente un po' buggato. E quindi mi faceva un po' di lag per quanto riguarda gli FPS e anche per quanto riguarda il suono. Riavviandolo, però, il problema si è ovviamente tolto. Quindi addentriamoci all'interno della nuova zona. E iniziamo a maciullare e fare tutto ciò che è necessario. Io mi ricordo questa zona, diciamo questa zona, quest'area me la ricordo abbastanza bene. Ci sono tanti forzieri da aprire, però. Questa è una cosa che in realtà non vorrei dimenticare troppo. Speriamo di ricordarli tutti i forzieri dove si trovano, perché alcuni possono essere missati nonostante tutto. Qui adesso vedete tutti i nemici di metallo, quindi la nostra spada spacca metallo qui. Via, si comincia. Come al solito subiamo un po' di colpi in più e io ho scordato di cambiare l'arma. Quindi cambiamo l'equipaggiamento. Adesso qual è che dovevo utilizzare? Questo fucile di fuoco di X. Che purtroppo fa meno danni. Però è necessario da utilizzare.
perché dobbiamo potenziarla. Protezione molto utile, dato che aumenta praticamente le difese. Siamo messi abbastanza bene comunque come equipaggiamento, a parte forse un po' di danni che potremmo evitare effettivamente, però non siamo messi male. Olè. Esatto, abbiamo le armi. Ah, ecco, quella di Lilica la devo cambiare come coltello. Adesso lo cambiamo. It appears as though Jupis is utilizing the mainframe computer to control all the machines throughout the factory. This won't be easy. That pathetic sociopath is gonna get it. Ok, e quindi qui abbiamo capito che i nemici casuali saranno tecnicamente le macchine controllate dal nostro amichetto. Allora, no, cambia membro, madonna, ogni volta sbaglio, porca la miseria. Niente, è inutile, non mi entrerà mai in testa sta cosa. Allora, cambiamo l'equipaggiamento, ecco, e mettiamo quest'altro. Steve ancora sta aumentando le sue armi, quindi le lasciamo in questa maniera, mentre invece adesso qua mettiamo in mostra prima l'equipaggiamento, esatto, prendiamo la rana cracra adesso e analizziamo questo pugnale, con l'accetta da guerra, ok, se invece lo unissi con questo da caccia cosa verrebbe fuori? Ok, questo è l'arco della vendetta, che noi ne abbiamo due, tra l'altro. Questo col bazooka 1. Questo col battifuoco. Ma il battifuoco, se non sbaglio, l'ho comprato. O sbaglio? Forse no, sapete? Forse me lo sono dimenticato. Perché ho comprato il fucile di fuoco di X, in realtà. Questo con avambraccio. Questo con una Rambler Rose. Fucile dirompente. Chissà se lo troveremo qui. Questo con lo spaccaterra. Questo con spaccasassi. Ok, no, pensavo. Sì, pensavo a qualcosa di diverso. Però a quanto pare credevo di averlo comprato, invece no. Potrei unirlo effettivamente con l'accetta da guerra, giusto per vedere che cosa mi esce. Tanto alla fine no, analizza, scusatemi. Giusto per vedere che cosa esce, anche perché penso che comunque si può solo che migliorare in realtà. Vediamo cosa esce fuori. Ah, la stessa. Esatto, l'eremita Omega, la stessa che abbiamo praticamente adesso. Quindi ok, abbiamo un doppione che possibilmente dopo possiamo sfruttare. Ok, quindi non conviene in realtà unire. Dipende le armi se non sono magari accompagnate nella maniera corretta. Va bene, ok. Quindi a questo punto io direi che in realtà vorrei provare ad unire il fucile di fuoco con l'avambraccio. A questo punto le voglio provare, tanto non ho nulla da perdere. Le Rambler Rose non la unirò mai, quindi tanto vale. Ecco qua, vedete? Carabina. Perfetto, vedete? Già carabina è decisamente meglio. Perfetto. Potrei unire anche queste due in realtà, anche se il livello è abbastanza debole. Preferirei magari unire queste due non appena poi scopro come level upparle. Quindi direi che non ho perso granché. Perché spada di luce 3, che non è quella che in realtà vorrei. Ecco, spada illusoria 2. Nice, finalmente spada illusoria 2. Questa è fighissima. Questo era veramente quello che cercavo. Perfetto. Per quanto riguarda, ecco, alleati, cambiamo l'equipaggiamento. Sì, allora tu va bene, perché
questa, ok, fucile di fuoco, spacca metallo, ok, benissimo. Poi tu hai questo e tu hai questo, ok, va bene, possiamo andare avanti per ora. Non c'è nient'altro che dobbiamo cercare. Ovviamente gli scontri casuali verranno causati in questo caso dal nostro ricercato, che appunto evocherà i mostri e ci darà fastidio, quindi sappiatelo. Iniziamo a esplorare tutte le zone, tutte le aree, a fare tarantola. Guarda quanti danni fa la spacca metallo. Mi sa che è perché appunto i nemici soffrono questo tipo di attacco. Perché non mi ricordavo di fare tutti sti danni. Guarda quanti danni fa. Ok, tra poco abbiamo finito anche l'arco della vendetta. Ed equipaggeremo ovviamente l'altro arco della vendetta, in modo tale da poterne potenziare i due. Ok, allora qui non c'è nient'altro. Wow, guardate quanti danni riusciamo a fare. Siamo veramente OP. Bello che mi chiama Mr. Rogue. Fighissimo. Un realismo pazzesco anche nei dialoghi. Olè. Quindi, craftiamo subito. Ogni volta non vedo l'ora di poter craftare. Ok, combina vagabondo con arco della vendetta. Vediamo cosa riusciamo a produrre. Wow, arco celeste plus. L'arco celeste, aspetta, ah, non li posso analizzare, mannaia. Va bene, allora equipaggiamo. Ok, riequipaggiamo questa Lilica e andiamo avanti. Allora, voglio analizzare tutti i corridoi, perché non so effettivamente se si possono trovare tarantola per due. Dove siete? Ovviamente le tarantole mi sa che sono deboli al fuoco, quindi... Ah no, faccio poco di danno, pensavo facessi di più. Beh sì, questa è una pistola comunque che leva poco, effettivamente. Mentre invece le altre armi già levano qualcosa in più. Allora, tutti questi corridoi io in realtà non ricordo proprio. Vedete, la spacca metallo qua è davvero efficace, perché ha questo effetto fulmine che fa molto più danno alle macchine, quindi giustamente loro lo soffrono. Allora, qui vedete si può entrare, ma io invece voglio continuare ad esplorare. Vediamo cosa riusciamo a trovare in questi corridoi, dato che voi sapete la mia indole da esploratore di giochi di ruolo non si fermerà mai. Vedete, abbiamo anche tra l'altro l'effetto addizionale paralisi. Ok. Tra un po' potremo cambiare le armi finalmente anche al nostro amico robottino Steve, che momentaneamente ancora si ritrova con le armi livello 1, purtroppo. Ah, ecco, vedete, qui c'è un bel salvataggio. Olè, che possiamo sfruttare. Lì c'è una sala da dove si entra, ma noi invece dobbiamo continuare l'esplorazione, perché è giusto che sia così. Anche perché vedete, tutta la mappa qua deve essere Mastro Lindo. Ah, Maestro Lindo. Madonna, la spacca metallo qua dà una mano veramente veramente importante. Ottimo, ottimo veramente.
Noi aumentiamo di livello nel frattempo e anche le nostre armi, quindi non vedo l'ora di poterle cambiare. Madonna, ma che corridoio! Che corridoio lungo! Che questo facciamolo fuori così direttamente. Dove facciamo, madonna, quasi 1000 di danno. Well done. Dai, dai, Steve, ti manca l'ultimo combattimento e finalmente ti posso cambiare queste maledette armi livello 1. Ok, credo che in realtà non ci sia nulla da ottenere. Sì, mi sa che abbiamo fatto un giro abbastanza useless. Wow! Ah no, pensavo fosse più grosso, invece era atterrato sopra il coso. Questione di prospettiva. Che mi fa tutti questi danni. Yes, finalmente Steve può cambiare le sue armi. Quindi andiamo su alleati. Ovviamente altre armi di Steve ancora non le ho, quindi. Esatto, abbiamo soltanto queste, quindi cambiamole. Che già anzi è un qualcosa di grande, visto che in realtà non avrei trovato effettivamente altre armi per Steve al momento. Mentre invece queste le abbiamo raccattate in giro, grazie ovviamente anche alla nostra esplorazione, perché l'esplorazione comunque ti premia in questi giochi. Cioè se tu trovi comunque gli oggetti giusti, se tu trovi le armi giuste, il gioco ovviamente ti premia. Tra l'altro possiamo tra un po' anche expare, cioè avremo expato anche la nostra spacca metalli per vedere effettivamente con chi dobbiamo unirla. Queste armi, diciamo, di livello intermedio o le unisco tra di loro, così come giocavo una volta io, oppure se riesco tendo comunque a la porta è sbarrata, o se riesco addirittura voglio senza utilizzare oggetto e abilità. Niente di più semplice. Stavo dicendo che queste armi comunque intermedie voglio utilizzarle o per craftarle tra di loro, così come facevo una volta, cioè quando giocavo, oppure ancora meglio craftarle appunto con i suggerimenti che ci dà la nostra amica Cracra, che penso siano anche più utili rispetto all'unirle in maniera casuali, perché queste armi intermedie incominciano già ad essere più importanti, iniziano ad essere più fighe. Tra l'altro i danni non sono neanche tanto scaturiti più dalla nostra arma, ma in quanto appunto alla potenza che abbiamo ricevuto, perché stiamo appunto level upando, stiamo diventando molto più forti. Già comunque livello 24 a questa sezione di gioco, devo ammettere che è abbastanza importante. Ok, qui dovremmo entrare. Ah, ok. Esatto, catena di montaggio. Qui dobbiamo stare attenti perché i forzieri comunque ci sono. Ci sono, ragazzi. Sono nascosti, ma ci sono. Mi ricordo che comunque qua ci sono parecchi forzieri che bisognerebbe guardare. Ovviamente ho la pistola che qua fa meno danno, perché comunque è una pistola abbastanza scarsa. La sto facendo portare su di livello, ma in realtà è abbastanza scarsa. Quindi con la scusa abbiamo la possibilità di aumentare anche le pistole. Allora, qui dobbiamo stare attenti perché, ragazzi, i forzieri si nascondono praticamente. Sono praticamente dietro gli angoli. Ed è difficile perderli. Mentre in realtà io li voglio prendere tutti. Qua ce n'era uno, se non ricordo male. Non ho letto le condizioni della sfida.
Ah, sfida vinta. Ok, ottimo. Olè, la spada si è maxata. Quindi un secondo solo. Andiamo a vedere, analizzandola, con cosa si può unire. Con la spaccaterra X. Ah, spaccaterra X. Noi non ce l'abbiamo la spaccaterra X. Potrei provare a unire queste due per vedere che cosa mi possono dare. Sapete che vi dico? Che ho rischio. Penso di poter rischiare. Quindi, impulso cremesi con la frantumatrice. Vediamo cosa mi danno. Se mi danno la spaccaterra X, è una botta di culo pazzesca. Spada solare. Tra l'altro livello 16, quindi è anche più potente rispetto alla spacca metallo che abbiamo adesso. Tra l'altro questa ancora non è al massimo, ma ci manca veramente poco. Ok, noi dovremmo avere equipaggiata, no, la spacca metalli, quindi aspettate un secondo che cambiamo l'arma di Juster e gli diamo questa. Figo, assolutamente figo. Qui non ci sono forzieri? La vedo dura. Qua forse possiamo sbloccare la porta? La porta è sbarrata, no? Non la possiamo sbloccare. Ecco, qui possiamo salire nell'ascensore e saliamo. In realtà sapete che questa è la parte che ricordo meglio? Cioè, nel senso, proprio questo luogo della, diciamo, della fabbrica ce l'ho particolarmente in mente, perché io una volta, cioè una volta, quando ho giocato a Rogue Galaxy per la prima volta, mi sono bloccato qui. Non sapevo come andare avanti, esatto, chiave dell'officina. Non sapevo come andare avanti, a parte che qua comunque è successo che sono caduto. Non chiedetemi come, perché è abbastanza imbarazzante, ma sì, sono caduto. E tra l'altro, come vi stavo dicendo, sono rimasto bloccato praticamente in questa sezione di gioco per un bel po', perché non avevo idea di come andare avanti. Quindi sono rimasto bloccato. Ora invece, come potete vedere, lì c'è quella piattaforma mobile che dobbiamo sfruttare per attraversare l'area. I have mixed feelings about fighting robots. Oppala, ce l'abbiamo fatta. Allora, lì sotto c'è un forziere, perché io me lo, a parte che l'ho visto, ma se non sbaglio dovrebbe esserci un forziere qua sotto. Quindi, esatto, addirittura due. E forse in uno dei due c'era addirittura un mimic. Non vorrei dire una cagata, se devo essere sincero. Ricaricatore per due. Polvere dei sogni. No, non c'era il mimic. Boh, non lo so, in alcune parti mi ricordo appunto che c'era un mimic. La porta è sbarrata per ora. Ok, non c'è nient'altro qua da prendere, per cui possiamo tornare indietro. Facciamo attenzione, perché diciamo la sezione platforming è abbastanza facile. Però cadere è veramente un attimo. Ci stiamo veramente un attimo a cadere. Allora, qui dovremmo utilizzare la chiave dell'officina. Esatto, la chiave dell'officina che noi abbiamo appena raccolto. Quindi dovrebbe essere da questo lato. No, questo è il passaporto. Allora forse l'avrà messa qui. Esatto. E quindi adesso è aperta la porta. Well done. Allora, andiamo da questo lato. Facciamo il giro sempre al solito, esplorando tutte le zone che possiamo esplorare. Vediamo quanti danni riusciamo a fare adesso, perché senza spaccametallo mi sa che... No, eppure i danni... Ok, i danni sono buoni. La pistola purtroppo non vedo l'ora di mazzarla, che dovrebbe essere ora. Ah, grande. Così possiamo vedere innanzitutto come possiamo craftarla. Ok, mettiamo prima l'equipaggiamento. Poi analizza.
Sono belle queste cose. Io in realtà mi diverto a farle in live insieme a voi. Allora, qual era questa, giusto? Fucile di fuoco. Aspetta, ma è un fucile di fuoco? No, in realtà non ce l'ho il fucile di fuoco. Ah sì, no, fucile di fuoco di X. Questo col fucile dirompente. No, fucile dirompente non ce l'ho, però... Va bene. Utilizziamo la carabina, così nel frattempo possiamo approfittarne. Tutte le altre ce l'ho già al massimo, mentre invece questa carabina, adesso finalmente abbiamo un'arma un po' più potente. Ok. Allora... qui l'esplorazione purtroppo mi porterà via un sacco di tempo. Vediamo quanti danni fa adesso la carabina. Ah, 94 già direi decisamente buono. Madonna quanti danni fa questa spada. Non so se è perché comunque sono cresciuto molto come level up, però sta spada fa veramente tanti danni. Ok, il primo equipaggiamento di Lilica lo possiamo togliere, gliene mettiamo un altro uguale, che tra un po' possiamo utilizzare questi archi che sono la fine del mondo, dato che sono potentissimi. Qua la strada io non ricordo effettivamente se c'erano dei forzieri nascosti. Io ricordo di no. Io ricordo veramente no. Vedi, 90 come 90 a colpo è decisamente tanto. No. Non ce n'è forzieri, ragazzi. In questi corridoi io mi ricordo che forzieri non ce n'era, anche se guardate però quante stradine. Quante stradine e straduzze in realtà ci sono. A me la curiosità viene, però. Io non vorrei che per un eccesso di premura mi possa precludere comunque. Mi possa precludere comunque dei forzieri. Allora, abbiamo fatto l'arco. Abbiamo maxato l'arco, per cui. Mettiamo prima questo. Ok, così lo potenziamo. Per il momento è inutile che analizziamo le armi, perché tanto per Lilica non abbiamo più nulla. Ok, la porta è sbarrata. Vediamo se dall'altro lato invece possiamo entrare. Ehi, c'è tarantola per due. Queste sono scarsissime, fortunatamente. Prima mi davano problemi, ora invece sono veramente veramente scarse. Questa è una cosa che mi piace tantissimo. Vuol dire che stiamo andando bene per quanto riguarda sia il level up e tutto. Sono molto soddisfatto di come stiamo andando. Stiamo crescendo in maniera molto rapida. Fortunatamente gli incontri casuali qui non sono così orribili come in altri giochi, che come ad esempio anche i vecchi Final Fantasy, se devo essere sincero. I vecchi Final Fantasy comunque, col fatto che praticamente bloccano il gioco, no? E ti diano un'altra schermata, il caricamento, tutto quello che c'è dietro, risultava un po' stucchevole dopo un po'. Mentre invece questo tipo di combattimento, vedete, soltanto con la preparazione e senza cambio di zona, senza cambio di area, senza cambio di nulla, permette comunque, diciamo, un combattimento praticamente diretto. Diciamo, è molto più figo. Ok, le armi stanno aumentando, anche queste. Allora, vediamo se dobbiamo andare da questo lato. Ecco, da qua possiamo aprire. Leave it to me. Locks like this are a cinch to open.
Oh. Steve! Oops. Jester, look! What is this? Boss! Ah no! Cosa sono? Oddio! Perché si combattono tra di loro? Non me la ricordo sta scena. What the? It's on our side? Forziere. Can you hear me? My name is Dr. Donald Picaggio. I'm a researcher at this factory. I'm in another location, speaking through this robot. I can take care of Jupus, but you three need to get out of here now. There's someone else in here? Jupus is ours, you hear me? Researcher or not, you just sit tight and wait for help. You don't know how terrifying he really is. Here's some friendly advice. Get out of here now! You sound like a broken record. Listen to me. Jupus Tuki is using the mainframe computer in an attempt to take over the city of Zor. Mi sa che ora anche questo è riuscito a controllarlo. Ah no, l'ha fatto esplodere. Steve si è ripreso. Goodness, what happened to me? I thought I heard a familiar voice. You're awake? Then let's move on. That guy'll beat us to the punch if we don't hurry. Ha sentito una voce familiare. Cosa avrà voluto dire? Antica pergamena 1, ottimo. Qui nel frattempo c'è un bel salvataggione che sfruttiamo subito. Potrei anche salvare effettivamente. Sì, dopo tutto quello che abbiamo fatto direi che possiamo anche salvare. Ci sarebbero anche i punti da scambiare, ma per il momento non li scambio, non mi interessa, tanto sono dei punti insignificanti, possiamo scambiarli anche dopo. Ok, proseguiamo, andiamo avanti. Ora non ricordo se io, andando di qua, potessi effettivamente tagliare corto. No, perché mi sa che devo andare là su quella specie di fornace. Quindi dobbiamo andare fino a qua. E poi non ricordo se c'erano dei forzieri qui. Qui la porta è bloccata, quindi non si può fare nulla. Giusto. Oddio, però aspetta, è arrivato fino a là sotto. We need to catch Jupus fast. In realtà non so se posso andare di qua. Aia, sì, qua prendiamo danno. Però qua, se non sbaglio, sì, possiamo salire, esatto. Ah, ok, ci sbrighiamo prima. Giustamente quelli sono dei lingotti incandescenti, quindi ci fanno danno, è normale. Carina questa cosa, ho sempre apprezzato diciamo, questa cura nei dettagli per quanto riguarda appunto questo tipo di giochi. Allora, lì c'è un forziere. Abbiamo anche un'antica pergamena 1 che serve, se non sbaglio, per l'ultimo personaggio che ancora devo apprendere. Ah, qua mi serve la chiave della terra. Mannaggia alla chiave della terra. Olè. E qui possiamo salire con l'ascensore. Ah, ci fa scendere. Ah, sarei potuto scendere da solo allora. Facciamo attenzione sempre ai forzieri, perché ripeto, qua ci sono, ma si nascondono. No, queste le devo. Devo aprire le. Devo aprirle. Con i colpi potenziati. Il problema è che ora con Steve si aumentano le armi. Io non ho nient'altro. Ah no, effettivamente posso craftare
Posso craftare, mi sa che comunque sono abbastanza diciamo evidenti come crafting. Ok, facciamo attenzione qua. Ok, questi sono abbastanza easy da buttare giù. Scatola giocattolo, vedete ci sono anche dei nuovi oggetti che adesso vengono droppati dai nemici. Allora, qua facciamo attenzione. Lì ci sono due forzieri. E dopo questa battaglia, tra l'altro, dovremmo poter, se non erro, anche craftare le armi di Steve. Dov'è l'ultimo? Esatto. Armi di Steve che si possono craftare. Spero che si possano unire con quelle che già ho, perché non ricordo effettivamente se quelle erano le armi giuste da craftare. Allora, analizza, fatemi vedere. Con mani enormi. Infatti queste sono le mani astrali. E mani enormi anche queste addirittura. Unità laser e questo granate MG. Non converrebbe unirle, perché comunque essendo di livello 16 entrambe, con livello 1... Non penso di poter creare chissà che cosa. Però magari per il momento sono costretto a farlo e quindi lo faccio. Però metto prima queste e poi queste, così magari si crea qualcosa di meglio. Livello 14, mani diamante. Ok, però livello 14 sono di meno, me ne rendo conto. Però sono armi nuove, che comunque mi permettono di essere potenziate e poi successivamente... granate killer S, ok. Perfetto. Ok, quindi abbiamo delle armi comunque decenti, oserei dire. Ok, così abbiamo delle nuove armi comunque da maxare per Steve, per poi unirle con quelle che troveremo nuove. Super processore. Allora, Eureka sicuramente abbiamo qualcosa da unire. Non capisco perché si era spento. Chissà, la sta diventando una macchina da guerra anche stando a distanza. Anche lei colpo infuocato. Così finalmente lo abbiamo praticamente con tutti. Aspetta, stava lampeggiando. No, Jester non lampeggiava. Bene, andiamo avanti. Dai, che questa sezione comunque non è difficile, non è neanche tanto lunga. Non è né difficile né lunga, però dobbiamo stare attenti. Ecco, già questi per esempio subiscono un po' meno danni. Vedete, sono comunque armi nuove che prendono potenziamento. E io non mi ricordo se in questi corridoi ci sono dei forzieri. Io sto andando avanti convinto che non ci siano forzieri. Qualora dovessero esserci dei forzieri, o per meglio dire scopro che dovessero esserci dei forzieri, la delusione che ne potrebbe scaturire sarebbe immensa. Tanto questo già stava crepando, quindi perché ho fatto anche l'attacco speciale? Vabbè, giusto per fare un po' il figo. Non era morto. Buono. Benissimo, stiamo iniziando anche a maxare queste nuove armi di Jester.
Non so se esserne felice o no, perché... Olè. Catena di montaggio 3A. Jaster. Ah, eccolo il professore. Is that? Dr. Boccaccio, is that you? Steve, it can't be. Steve, let's take care of these guys first. Robo aggressori, quindi piccolo boss. Hanno l'armatura. Allora, su queste qua sono molto convinto che la spada di luce possa darci una grossa mano. Guardate, addirittura 205. Protezione, così siamo tutti quanti protetti. Ok, fuori un altro. Ah, questo è ancora bloccato. Ok, adesso l'abbiamo sbloccato. Guardate quanto riusciamo a togliere con la spada di luce. Mamma mia. Fortissimi. Veramente fortissimi. Friend of yours? Dr. Donald Boccaccio. He's my father. Rather, the scientist who made me. Really? But what could he be doing here? Doctor? Dr. Boccaccio? It's Steve, Dr. Boccaccio. Steve, am I dreaming? Is it really you? Of course it's me, Dr. Boccaccio. I haven't forgotten you, not for a picosecond. Sorry to interrupt such a tender reunion, but I think we ought to get out of here. Oh! You're right. My sensors are going off too. The enemy is approaching. Can you walk, Doctor? I'm fine. Fine. My office isn't here. Please, come with me. Ah, ok, ci ha portato da solo. Why are you in this factory? Well, you see, my son Mark passed away. No! Mark? That's not possible. It can't be true. Yes, Steve, it's true, I'm afraid. As you already know, he was the only family I had. I'll admit, it's been very difficult since his death. The whole experience has really taken its toll on me. I haven't been able to concentrate on my research or fulfill the kind of high-level technological development requests I get from the central labs. So, I applied for a job managing this factory. But, Doctor, all of your talent... No, Steve. I'm an old man now, and I think like one. In this day and age, forward-thinking engineers like Jupus may be better suited to what lies ahead. That's not true. You're the best scientist around. I really believe that. Thank you, Steve. That's very kind. Although you are a robot, you are able to display such tenderness and care. In all my years, you may be the only truly great thing I ever created. Oh, sir. But listen, Steve, we don't have time to just sit around here. Right now, you've got to put a stop to Jupus Tuki. Please, go. Dr. Boccaccio. Okay. You're right. Come on, Mr. Rogue. Got it.
Ok, allora vediamo cosa c'è dentro l'ufficio del dottor Pocaccio. Non c'è niente, però c'è un bel salvataggio che sfruttiamo subito. E continuiamo, diciamo, la nostra avventura. Perché vedete, ci permette di ritornare. Mi sa nella. No. Oddio. Dove devo andare allora? Mi sono triggerato malissimo. Ero convinto di dover ritornare lì. Aia. Ah, sto maxando anche queste armi. E non so cosa fare. Allora, un secondo, perché qui bisogna vedere dove devo andare adesso. Perché qui. Ah, forse di qua devo scendere. Questi subiscono comunque meno danni. Vabbè. Sono pessimi questi tizi che comunque ti paralizzano e... sono veramente pessimi. Chi è che manca? La gemma shock. Abbiamo maxato la spada. Vediamo adesso con cosa si può unire. Perché... Vediamo, analizza. Flamberga. Aia, con una flamberga. Io non ce l'ho la flamberga. Questo è un pericolo. Questo è un pericolo, cioè potrei unirle. Potrei rischiare di unirli. Spacca metallo con spada solare. Non so effettivamente cosa posso ottenere. Però sapete che vi dico, arrivato a questo punto io ci provo. Alla fine sono due armi di livello abbastanza alto, quindi dovrebbe uscire sicuramente qualcosa di buono. Durandal, wow. È una spada elettromagnetica forte contro i nemici meccanici. Ottimo. Direi che mi è andata di lusso. È esattamente ciò che mi serve in questo momento. Ovviamente l'unire due armi per produrne una sola senza avere magari altre armi di scorta è un po' un rischio, se devo essere onesto. Però diciamo durante questo periodo, cioè questo periodo, diciamo durante questo frangente, penso che comunque qualcosina si possa rischiare. Guardate quanti danni fa. Cioè, ho praticamente craftato l'arma perfetta per questa sezione di gioco, senza neanche volerlo. Allora, la carabina maxata. Benissimo. Quindi vediamo cosa ci porta anche la carabina maxata. Allora, prima la analizziamo. Carabina. Con fucile dirompente. Ah, anche questa col fucile dirompente. Io in realtà unirei la carabina con il fucile di fuoco, se devo essere onesto. Che tanto ho quella pistola ghiaccio, questa qui, che è davvero forte. Mentre invece queste due in realtà non credo mi diano questa grande soddisfazione. Ah, ho creato un fucile congelante, bene. Quindi ho creato lo stesso fucile, nonostante tutto. Va bene. Va bene. A questo punto, gli equipaggio. Quello che ovviamente non ha esperienza al massimo.
Ah, ok, già equipaggiata, perfetto. Ok, qui tra poco sta andando al massimo. Ok, qui ancora non è al massimo, perfetto. Allora, salvataggio. Da qui si può entrare? Sì, catena di montaggio 3B. Qua c'è un forziere. Wait, Jester. Do you hear that weird voice? I don't hear anything. Why? Hey, you made it this far. Good for you. Get down here, Jupis Tuki. Time to surrender. Give it up. Surrender? Sounds to me as if you have no clue about the position you're in. Don't you understand? Do you have any idea what'll happen if you dare defy me? As if we're going to let ourselves be pushed around by some twisted killjoy. What a waste of effort! Say, I've prepared some playmates for you. Have fun, and don't forget to die! Bye-bye! Damn. Oh, man. Not again. Già. Allora, qui direi di utilizzare la spada di luce. Perché guardate la differenza. Anche la pistola congelante fa un sacco di danni, eh. Ma 128 danni con la pistola congelante è tanta roba. Cioè, potrebbe tranquillamente ararli da solo Jester. Proprio arati come se non ci fosse un domani. Allora, nessun video, quindi continuiamo l'esplorazione. Lei poverina si è scottata. Teschio del dio drago. Allora, lì forzieri non credo che ce ne siano da questo lato. Quindi ok, va benissimo. Però i nemici ci sono. Gemma shock è quella dove, esatto, dove bisogna caricare il colpo. Madonna quanti danni, 180 danni. No! Maledetto. Ah, quell'arco ancora non si è maxato, manca pochissimo. Dannazione. Ok. Qua forzieri non ce ne sono. Quindi dobbiamo andare da questo lato. Attenzione. Ah, al lingotto. Madonna, la pistola congelante è OP qua. Oh, gli si è maxato anche l'arco. Oddio, ho sbagliato a premere pausa. Un secondo, che qui dobbiamo analizzare come posso unire questi archi. Allora, arco di Gaia. Questa con quella del tritone. Potrei unirle tutte e due, ma non lo so effettivamente cosa riesco a combinare. Questi entrambi con l'arco di Gaia.
Io in realtà li unirei insieme. Tanto ho anche l'arco da corsa che è il livello 20. Già mi sembra abbastanza. Buono. Quindi mi sa di sì. Facciamo questo esperimento, dai. Unisco l'arco, questo, con questo. Vediamo un po' cosa mi esce. Delle volte è bello anche sperimentare, rischiare. Arco di Magellano. Quindi più forte. Uniamo anche questi. Tanto alla fine non credo mi possa uscire qualcosa di diverso. Cioè qualcosa di uguale, intendo. Cioè esce per forza qualcosa di diverso. Esatto, Drago Marino X addirittura. Mamma mia, una potenza. Beh, mi è andata decisamente di lusso comunque, eh? Delle armi fortissime. Mi è andata veramente, veramente di lusso. Allora, qua il fatto che non si possa passare, non lo so, è un po' strano. No, il fuoco. Vedete, ah, là c'è un forziere, mamma mia, guardate. Guardate come si nascondono sti forzieri. Io non mi sa quanti ne ho, madonna, quanti ne avrò persi. Chiave dell'officina. Oddio, potevo restare qua per tutto il tempo. No. Come ha fatto? Pazzesco. Non credevo di avere così pochi HP. Allora, il problema fondamentale è vedere dove utilizzare questa chiave dell'officina. Perché qua, vedete, ci sono... Forse devo utilizzarla qua? No, eppure queste porte... Oh, ora come allora. Vedete, sono rimasto bloccato un'altra volta qui. Ok, mi sa che qua dovevo venirci solo per questa chiave dell'officina e devo uscire adesso. Ho questa impressione. Oddio. Ma ci sono anche questi adesso che... devono essere abbattuti. Just one problem after another. Ah, lì bisogna salire. Quindi ho preso la chiave dell'officina e adesso devo salire. Adesso ho capito. Che rimbalzi strani che hanno. Specchio riflettente. Questi sono tutti oggetti che comunque servono per l'eureka. Allora, fatemi vedere se si può passare dall'altro lato.
Eh sì, qua mi sa che devo aspettare però necessariamente la carrucola. Qui non posso fare di testa mia. Dobbiamo Don't we have to hurry? aspettare necessariamente questa carrucola. Allora, controlliamo se nel frattempo lì ci sono forziere. Allora, lì c'è un oggetto, che è sicuramente la chiave dell'officina, che è quella che ho già trovato, e che fortunatamente non devo cercare altrove, perché sicuramente Small break. l'avrei persa, ne sono certo. Così, al prossimo salvataggio, stacchiamo questa puntata, e nella prossima poi continuiamo con lo scontro finale, probabilmente con il nostro amichetto. No, qua ho paura un pochino di saltare, non credo che sia la zona giusta. Voglio vedere se qui c'era un forziere, magari. Fatemi vedere. Perché per potersi... Sì. Ah, sì, ce ne sono due. Beh, era normale, per potersi catapultare in questa direzione. Di cui uno, tra l'altro, ci vuole, mi sa, la chiave delle stelle. Vedete che c'è il coso bloccato. O a meno che è un mimic. Here we Guarda, me lo go. sono chiamato We proprio. cannot run away from this one. Me lo sono proprio. Ehi là. Beh, ormai comunque i mimic non sono più un grossissimo problema. E questa è una cosa che mi dà molta soddisfazione. Ah, dobbiamo sbrigarci. Prima che torno indietro. Bene. Wow, fortunatamente ce l'abbiamo fatta. Lì ci sono altri forzieri, quindi inutile scendere subito qui, perché dobbiamo andare appunto dall'altro lato. Allora, qua forzieri però non mi pare che ce ne siano. Qua bisogna andarci solo perché abbiamo la chiave dell'officina. Quindi prima andiamo dall'altro lato, prendiamo quei forzieri e poi ritorniamo indietro cioè per inserire la chiave dell'officina e finalmente andare verso la parte finale di questa sezione. Me la ricordavo più lunga, forse perché effettivamente io tempo addietro ci ho perso veramente tanto tempo. Non capendo subito cosa Small dovessi break. fare. Quindi mi sa che è stato anche per quello che io ho perso un po' di tempo. Allora, vediamo cosa c'è qua. Motore. Non ho idea di che cosa sia. Qua la This isn't porta sarà good. sicuramente bloccata. Esatto. Ci arrivo subito? Non ci arrivo. Mannaggia questa pedana che mi ha fatto perdere tempo. Nel frattempo controlliamo qua se ci sono altri forzieri. Must try our Magari. best for Dr. Boccaccio's sake. No, non ci sono altri forzieri. Ok, dobbiamo semplicemente aspettare. Non c'è nient'altro che possiamo fare. Nel frattempo vediamo Eureka con questi nuovi pezzi. Ah, potenza e difesa livello 1, buono. Senza difesa livello 2, già iniziamo a farlo crescere. Anche lui potenzia difesa. Bene, diventiamo più forti. Forza antighiaccio. Madonna, quante cose stiamo sbloccando per il nostro amichetto, eh? Meteora finale addirittura. Io
Il sistema di Eureka comunque penso che sia molto carino e intuitivo. Penso sia uno dei migliori fatti per quanto riguarda un gioco di ruolo di questo tipo. Se devo essere onesto, è uno tra i migliori, credo. Dai, su. Ce l'abbiamo fatta finalmente a far arrivare. Sarebbe stato figo se fossi caduto, vero? Vi lascio immaginare soltanto cosa sarebbe successo se ciò fosse accaduto. Lo lascio solo immaginare, non c'è bisogno che aggiunga altro. Veramente, non ne vale la pena. Allora, qui forzieri non dovrebbero essercene, c'è soltanto appunto la sezione dove bisogna inserire la chiave. Ovviamente anche in questo caso non rischiamo di saltare le transenne, ma... Ok, non è successo nulla, sono riuscito a saltare al primo colpo, quindi andiamo avanti. Utilizziamo la chiave dell'officina che dovrebbe essere da qualche parte qui, o forse qui, eccola qua. Esatto. E adesso possiamo proseguire. Oddio, è pieno di robottoni qui, eh. Sicuramente se si scatenano ci sarà da divertirsi. Allora, oh no, ok, OJ, possiamo farli fuori easy. Possiamo farli fuori molto molto easy. Bello che inveiscono. First, take a deep breath. I'll take you on. Are you ready? That's the end of that. Ok, penso che questa sia la strada giusta. Ok, credo che dobbiamo andare di qua. Queste bisogna colpirle così. Però fortunatamente ce l'abbiamo fatta con tutti. Attenzione qua. Non abbiamo più pozioni? Ok. Questa in realtà è una cosa che non mi piace particolarmente. Cioè il fatto di essere senza pozioni non mi fa impazzire. Qua tra l'altro stiamo maxando già. Ecco, esatto, quindi qui siamo già pronti per... Vabbè, scambiamo i punti, perché poi mi dà fastidio che mi lampeggi in questa maniera, mi dà un fastidio pazzesco. Ok, quindi andiamo... Salviamo, perché in realtà, non lo so, vorrei effettivamente andare a comprare... Vorrei andare a comprare effettivamente delle pozioni. Solo che se utilizzo il teletrasporto, dove mi fa andare? Ah, posso andare praticamente direttamente in città. Beh, allora approfittiamone. Ritorniamo indietro. Possibilmente compriamo qualche pozione, qualcosa. Anzi, queste sono cose che farò io adesso. Così poi nella prossima puntata possiamo tranquillamente affrontare il boss. Quindi direi che per il momento è tutto, io vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.